Non so voi, ma io sono abituata ad avere poche paia di scarpe. Eh sì, strano detto da una donna. Questo è il paio di scarpe che uso più di tutte durante l'anno. È comodo? Cioè, insomma, comodo. C'è quel punto lì che praticamente mi fa male ogni volta. Però sono consumate, potrò utilizzarle per la camminata sulla statale 74? Quel punto lì è veramente incredibile, ha perso resistenza e... Aia, se già normalmente sul tallone facendo pochi passi dentro un centro commerciale dà fastidio, figurati a fare delle gran camminate a piedi. E allora guardiamo le altre scarpe. Sarebbe ganzo farlo in pantofole. Oh, sentirsi a casa mentre cammini. Però forse il paio delle sneaker sono meglio, ma queste sarebbero il top. Sì, pelusciose, che hanno già una loro storia. Hanno il racconto di chi ha pensato di potermele mettere ai piedi. E mentre per adesso sulla strada provinciale 38 bolognese la Federazione Motociclistica Italiana lascia i suoi segni a bordo strada, mette in sicurezza il percorso per le moto, sono arrivate le scarpe per il viaggio. Un paio di Puma comprate all'outlet di Barberino con mia sorella Letizia e un paio di Everlast molto leggere nell'ultima volta che sono stata all'Iper di Savignano su Rubicone. Beh, che dire, gambe in spalla e scarpe giuste.